video vedremo come richiedere un attestato di prestazione energetica nel caso in cui non si è ancora iscritti presso il sito. Allora, innanzitutto conviene andare nella funzione di ricerca e scrivere APE. Il sito ci dà alcuni suggerimenti: APE con impianto termico è il primo, APE senza impianto termico con impianto non collegato è il secondo. Scegliamo il primo. APE con impianto termico. La cosa che dobbiamo fare per prima è andare a compilare questo form che caratterizza la nostra richiesta. Quindi il motivo dell'attestato, cioè per quale motivo stiamo richiedendo l'attestato. Le possibilità sono 4: per locazione, passaggio di proprietà, nuova costruzione, ristrutturazione. Supponiamo per esempio che dobbiamo vendere l'immobile, per cui è per passaggio di proprietà. Il materiale, infissi esterni, cioè come sono fatti gli infissi esterni: legno, alluminio, PVC, misto legno alluminio, supponiamo legno. Come sono fatti i vetri degli infissi? Quindi vetro singolo, vetro camera, vetro camera basso MC, vetro camera. Produzione di acqua calda sanitaria: da caldaia impianto autonomo, da caldaietta metano, da boiler elettrico assente. Supponiamo che abbiamo un impianto autonomo, quindi da caldaia impianto autonomo. Il tipo di impianto: termico, centralizzato o autonomo. Supponiamo autonomo, come già abbiamo detto, se è urgente o meno. Questa è un'opzione che condiziona il prezzo. Urgente sì o no? Allora, se mettiamo sì, c'è un piccolo aumento del prezzo, però lo possiamo ricevere il giorno dopo, giorno lavorativo stiamo parlando. Se mettiamo no, il termine per ricevere il documento sono 2 giorni lavorativi. La provincia: qui abbiamo 5 province perché stiamo parlando della regione Lazio, Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, supponiamo Roma. I comuni: abbiamo tutti i comuni della regione Lazio, supponiamo comune di Roma. La via: abbiamo una parentesi, quando c'è l'asterisco rosso significa che il campo è obbligatorio. Numero civico: foglio particelle subalterno sono campi obbligatori e sono i dati catastali dell'immobile, li troviamo facilmente nell'atto di provenienza, cioè nel registro notarile che abbiamo fatto a suo tempo. Compilato questo form possiamo benissimo aggiungere il prodotto al carrello, ma volevo fare prima alcune considerazioni sulla scheda tecnica. Nella scheda tecnica sono quindi chiariti i termini di consegna, sia quelli ordinari che quelli d'urgenza. Il formato del documento sarà un formato in PDF e cartaceo. È cartaceo quando si fa la richiesta dell'invio del documento in forma cartacea, e questo avviene nella seconda fase, nel checkout, in cui ci sono 3 opzioni: PDF, invio tramite corriere e invio tramite Pony Express. Per quanto riguarda il formato, è in PDF, ma ci sarà anche un file sempre in PDF firmato digitalmente. Perché questo? Perché molti notai, qualora l'attestato sia necessario per un passaggio di proprietà, accettano anche un PDF firmato digitalmente piuttosto che il cartaceo col timbro e la firma in originale. In questa maniera potete inviare al notaio il PDF firmato digitalmente e vi risparmiate il costo dell'invio del cartaceo tramite Pony Express o tramite corriere. I termini a richiesta, i documenti da inviare. I documenti che dovete inviare sono la copia del libretto di impianto solo nelle parti compilate, la copia dell'ultimo rapporto del controllo efficienza energetica, il documento di identità del richiedente se diverso dall'intestatario,
la copia della planimetria catastale e il documento di identità di un intestatario dell'immobile, cioè di un proprietario dell'immobile. I requisiti: immobile in Regione Lazio, a destinazione residenziale commerciale con superficie massima inferiore a 180 metri quadrati. Qui ci sono dei dettagli. Se non avete la planimetria catastale, fate clic qui e andate direttamente in planimetria catastale, la richiedete. Torniamo indietro. Termine della consegna. Vi consiglio di leggere questa nota, perché in questa nota sono chiariti molti aspetti che riguardano sia il libretto di impianto sia il rapporto di controllo efficienza energetica. Quindi una rapida lettura. Se poi avete bisogno di chiarimenti, non siete sicuri su qualche aspetto, potete benissimo contattarmi direttamente, quindi scrivermi su WhatsApp, chiamarmi telefonicamente o scrivermi un'email. Qui vediamo che la funzione per l'upload è disabilitata perché non siamo ancora iscritti sul portale. I documenti possono essere allegati anche successivamente. Andando nel nostro ordine, c'è una sezione all'interno dell'ordine in cui è possibile fare questo. Quindi non ci sono problemi se in questa fase non alleghiamo i documenti. Possiamo farlo anche dopo. Se eravamo già iscritti, potevamo farlo direttamente in questo momento, ma questo non è un problema. Fatto ciò, aggiungiamo al carrello. Procediamo quindi al checkout. Nella fase di checkout abbiamo la sintesi del carrello e vediamo che ci si presenta questo form perché non siamo ancora iscritti, quindi abbiamo fatto l'ordine senza essere iscritti al sito. Dobbiamo inserire quindi la nostra email la nostra password ovviamente il nostro nome e cognome. La data di nascita è facoltativa. L'indirizzo di consegna. Questo chiaramente se vogliamo che poi la documentazione ci arrivi ad un indirizzo che qui dobbiamo mettere. Almeno un cellulare. Se l'indirizzo di fatturazione è diverso dall'indirizzo di consegna, facciamo clic qui e inseriamo indirizzo di fatturazione. Supponiamo che sia il medesimo, quindi togliamo. Salviamo i dati. Quindi, salvati i dati, ci siamo praticamente iscritti sul sito e lo vediamo dal fatto che qui su in alto a destra è presente il nostro nome e cognome. Se facciamo clic qui, entriamo nella nostra area, il mio account. Qui troveremo queste sezioni, quindi troveremo tutti gli ordini che abbiamo fatto. Ci siamo iscritti adesso e non abbiamo ordini. Le mie note di credito, i miei indirizzi, quindi gli indirizzi dove vogliamo ricevere eventualmente la documentazione, i miei dati personali, i miei buoni, carica file. Carica file è una sezione in cui è possibile fare l'upload dei file. Teniamo presente però che quando entriamo nello storico e dettaglio degli ordini, andiamo su un ordine,
è possibile fare l'upload su quell'ordine ed è questa l'operazione migliore per quanto riguarda il caricamento dei file. Comunque, torniamo sul Carrello, andiamo sul pagamento e quindi siamo ricondotti al checkout. Dobbiamo scegliere a questo punto se vogliamo il cartaceo. Se vogliamo il cartaceo dobbiamo richiedere che ci sia spedito. Quindi se siamo nel comune di Roma possiamo scegliere con Pony Express. Se siamo fuori dal comune di Roma dobbiamo scegliere Corriere Espresso. Se non vogliamo il cartaceo c'è sufficiente il PDF e il PDF firmato digitalmente. Al notaio vi è sufficiente un PDF firmato digitalmente, lasciamo su questa opzione e abbiamo ovviamente un risparmio. Accettiamo le condizioni, quindi procediamo al pagamento con la nostra carta di credito. Una volta che abbiamo eseguito l'ordine, dobbiamo allegare i nostri documenti. Magari quando abbiamo fatto l'ordine non eravamo in possesso, ne siamo in possesso qualche giorno, quindi possiamo allegare questi documenti. Come si fa? Innanzitutto, una volta che siamo sul portale, sul sito, dobbiamo entrare con le nostre credenziali. Quindi clic in alto a destra su Accedi. Le nostre credenziali sono la nostra email e la password. Ha avuto successo perché in alto a destra vediamo il nostro nome e il nostro cognome. Siamo condotti alla schermata Il mio account, dove troviamo tutte le nostre sezioni di riferimento. Ora, quando siamo nel sito, per entrare in questa sezione Il mio account basta praticamente fare clic in alto a destra sul nostro nome e nostro cognome e automaticamente siamo condotti a questa sezione. Facciamo un clic sullo storico e dettaglio degli ordini ed andiamo sui nostri ordini. Abbiamo la lista dei nostri ordini. Oggi abbiamo fatto quest'ordine. Clic sull'ordine. Abbiamo il dettaglio dell'ordine e la sezione in cui possiamo caricare i nostri documenti. Dobbiamo semplicemente fare clic sul pulsante navigare, scegliere il documento, fare clic sul visto verde, aggiornare, dare un titolo al documento, clic sull'icona salva. Abbiamo inserito in questo caso il libretto di impianto. Di nuovo clic sul pulsante navigare, scegliamo l'altro documento, è il rapporto di controllo efficienza energetica, clic sul pulsante verde, clic sul pulsante aggiornare, diamo un titolo rapporto, clic sul pulsante salva. I nostri due documenti sono stati salvati sull'ordine. Per verificarlo torniamo indietro a Il mio account, facciamo clic sullo storico e dettagli degli ordini, clic sull'unico ordine presente che è quello di nostro interesse e come possiamo constatare i due file sono stati correttamente aggiunti, quindi abbiamo allegato al nostro ordine i due documenti che dovevamo allegare. Supponiamo che adesso dobbiamo scaricare dal sito l'attestato di prestazione energetica che abbiamo richiesto. Innanzitutto dobbiamo accedere con le nostre credenziali, quindi clic in alto a destra su Accedi, inseriamo le nostre credenziali che sono la nostra email e la password.
Il login ha avuto successo, tant'è che appare il nostro nome, il nostro cognome in alto a destra. Entriamo nello storico e dettaglio degli ordini. Abbiamo l'elenco dei nostri ordini, facciamo clic sull'ordine che ci interessa, si aprirà il dettaglio. Scorrendo nella sezione carica file all'ordine troveremo anche il file APE e il file APE-DGT. Questi sono i due file che dobbiamo scaricare, uno in formato PDF e l'attestato di prestazione energetica, l'altro è sempre lo stesso documento ma firmato digitalmente. Facendo clic sull'icona salva lo scarichiamo e lo possiamo poi inoltrare al notaio, al commercialista, a chi vogliamo via email. E questi due file comunque sono anche inviati alla vostra email e quindi li troverete sulla vostra casella di posta elettronica.